noi iniziamo, ringrazio la Start per essere presente. La natura di questo incontro è quella relativa al deposito da parte di alcuni componenti della direzione del Partito Democratico delle osservazioni sulla proposta di intesa relativa al progetto preliminare per il polo universitario. Qual è l'atteggiamento? Il Partito Democratico non si limita soltanto a fare delle critiche politiche o delle osservazioni di tipo politico, cerca anche di studiare nel merito questi progetti che si rincorrono l'un con l'altro, tant'è che voi avete sul travaglio l'ultimo numero l'immagine che ce l'avamo fatta del progetto dell'università, e invece adesso questo progetto è sostanzialmente superato da questo, che chissà quante volte sarà superato prima di arrivare a una realizzazione. Il lavoro è stato svolto soprattutto da l'architetto Giuseppe Rolandin, nonché presidente della Fondazione Giulio Dorchi, e dal geometra Emilio Fermò. È presente a questo tavolo anche Sara Timpano, perché i giovani democratici avevano anche loro in passato già fatto alcune riflessioni sull'università. Per quanto riguarda la posizione del PD, posso permettermi anche di esprimere quella dei colleghi del gruppo regionale del Partito Democratico, è quella che in assenza di un piano di sviluppo dell'università, questo confermato dalle dichiarazioni del Presidente della Regione a una nostra precisa interrogazione e interpellanza in Consiglio regionale, ecco, in assenza di questo è estremamente difficile dare valutazioni su un progetto che naturalmente è enormemente sovradimensionato per la realtà universitaria attuale valdostana. E in caso di uno sviluppo dell'università, senza sapere che tipologia di corsi, è difficile valutare se la tipologia di aule, la tipologia di struttura che è presentata in questi progetti sia adeguata al tipo di università che noi andremo a fare. Una cosa è un'aula di fisica, altra cosa è fare delle aule generiche dove seguono le lezioni gli studenti di giurisprudenza, tanto per capirci. Quindi è un po' questo il rilievo, i due grossi rilievi politici che fa il Partito Democratico. Manca un piano di sviluppo dell'università, da qui discende che qualsiasi progetto rischia di essere un po' campato in aria, non calato su basi concrete. Noi abbiamo avanzato le nostre proposte, l'Università della Montagna, il collegamento con Grenoble, Innsbruck e Bolzano e Trento. Tutte queste cose sono state incestinate e non ascoltate, però a parte queste considerazioni politiche siamo entrati anche nel merito per farvi vedere quali problemi anche questo progetto, quando anche preso in astratto, presenta, e passo subito la parola agli altri che sono a questo tavolo. Due considerazioni a Sara Timpano, studenti giovani democratici della Valle d'Aosta, perché avevano già fatto un lavoro sull'università. Buonasera a tutti. Noi abbiamo già parlato con i giovani democratici in qualche incontro sull'Università della Valle d'Aosta, più sui contenuti formativi e didattici che non sulla struttura fisica che sarà dell'università. Il nostro lavoro partiva già ai tempi degli europei, quando abbiamo incontrato il professor Giovanni Vignani e abbiamo iniziato a discutere di quali potevano essere le prospettive didattiche, soprattutto sulle materie scientifiche dell'Università della Valle d'Aosta. Ovviamente i nostri progetti, come vedete, non saranno a breve realizzati. Abbiamo molti dubbi su quale sarà il futuro didattico dell'Università della Valle d'Aosta. Quella che era la spinta propulsiva iniziale sembra essersi fermata. È stata chiusa quella che era la specialistica di psicologia, una famosa specialistica mista economia e scienze politiche che ogni anno deve partire e non parte mai. Perciò anche oggi ci chiediamo, ma come la vogliamo riempire questa università? Come prima diceva il segretario, come poi diranno ancora successivamente,
cosa ci vogliamo mettere dentro? Come facciamo a fare un progetto su quello che deve essere l'edificio se non sappiamo che cosa vogliamo veramente insegnare, che quale tipo di ricerca vogliamo fare? Questo è uno dei punti cardine su cui sicuramente continueremo a battere, a parlare, a informarci, a cercare il confronto anche con le altre forze giovanili e anche si spera presto con associazioni studentesche che insomma si vogliono occupare anche del futuro didattico dell'università. Grazie, adesso lascio la parola ai tecnici. Grazie, buonasera di essere intervenuti. Entriamo quindi in una visione più tecnica del progetto che è il secondo programma, dopo il piano regolatore, il piano urbanistico di dettaglio, il primo progetto preliminare che è quello che abbiamo pubblicato sulle travaglie, come diceva prima giustamente il nostro segretario, e questo è il secondo progetto preliminare. Allora, nel merito ci sono diverse considerazioni che abbiamo effettuato, alcune considerazioni generali che sono già state ben esposte dal mio segretario, ci sono delle considerazioni urbanistiche, tutt'altro che irrilevanti, ma molto irrilevanti secondo noi, che devono qualificare meglio l'intervento già in fase preliminare, e cioè estendersi nell'unità minima di intervento come previsto dal piano regolatore. Successivamente sono state effettuate delle considerazioni sull'estetica, sia sui nuovi edifici, sia sugli edifici che vengono ristrutturati e installati, per i quali non abbiamo nessuna considerazione da fare, alcune considerazioni sulla scelta della struttura portante, altre considerazioni sulle funzioni che sono state inserite, alcune delle quali riteniamo siano state non sufficientemente analizzate per pensarle e metterle nel progetto, altre ancora relative al contenimento dei consumi energetici e in ultimo delle considerazioni sul quadro economico. Per entrare velocemente un po' di più nel merito, questo è l'ambito definito all'interno del piano urbanistico di dettaglio, del piano regolatore come piano urbanistico di dettaglio, come vedete ricomprende tuttora l'autolavaggio, questa è la sede dell'Unione Valutella, l'autolavaggio, le mura romane, via Monte Pasubio, via Monte Solarolo, la piazzetta che c'è a distanza all'incrocio di queste vie, piazza della Repubblica, la zona del catasto, l'assessorato industria e commercio, gli altri edifici attivi privati, questo quello relativo a un condominio con uffici, negozi e alloggi, e tutto l'edificio degli anziani. Oggi invece il progetto preliminare è stato ridotto ad una parte minima che è questa, quella relativa, allora prima cosa, esclude tutto l'intervento sulla piazza della Repubblica, non viene considerato minimamente né dal punto di vista di abilità né di sistemazione a verde. Un'indicazione che era invece a verde e a piazza pedonale più che altro, un'indicazione che secondo noi era molto, molto giusta, effettuata fin dal piano urbanistico, e quindi chiediamo che venga di nuovo ricompreso nel progetto la sistemazione della piazza, eventualmente anche solo in superficie, senza intervenire sull'interatto con un eventuale parcheggio, ovviamente con i suoi costi. Non è stata considerata tutta questa parte che da via Monte Solarolo va fino e ricomprende il vecchio casa del Blot, le mura romane, e questa parte si ferma sul lato destro, diciamo salendo da via Montevolice. Invece riteniamo che il conglobamento di queste superfici sia indispensabile, perché gli interventi che vengono proposti nel piano preliminare coinvolgono anche le viabilità e queste vie, quindi perché le lasciamo fuori se sono coinvolte? Dobbiamo andare fino al setto murario, di forse quel marciapiede viene eliminato, viene ampliato, non lo so, è solo il progetto preliminare che fa queste scelte, quindi lo dobbiamo ricomprendere. Questa è una tavola molto significativa perché ci evidenzia in giallo gli edifici che vengono demoliti, questi due, la caserma Giordana e la caserma Beltrico, non vengono demolite, tutto il resto della caserma viene demolito.
quindi la Beltrice e tutti i bassi fabbricati che troviamo anche qua sulla via. Queste in rosso sono le nuove sagome, aule didattiche, edificio Zerboglio, edificio Urli, nuovo studentato. Puoi andare avanti. Grazie. Questa è una vista dal cielo, il cielo del plastico, della sistemazione. Ripetiamo, la Giordana, edificio didattico Zerboglio, edificio didattico Urli, rettorato della Zerboglio e lo studentato. Anche qui vedete che è ben delimitato l'intervento fino all'attuale muro di separazione tra la caserma e la piazza. Il muro per la verità viene eliminato e l'area verde prosegue fino alla facciata dell'edificio. Questo è sicuramente interessante. Altri pregi, tutta la recinzione attorno viene demolita e quindi ci sarà una permeabilità di tutta la città con il nuovo polo universitario. Questo è uno dei pregi, ritengo, molto interessanti. In più era previsto nel PUD un piccolo varco di accesso a questi attuali orsi privati, ma di proprietà comunale. Sì, perché lì dovrebbe diventare un giardino. Esatto, anche di là dovrebbe diventare un giardino. Però, se vi ricordate un attimo fa, vi ho detto che tutta questa zona non viene interessata da un progetto privato. È indispensabile che venga considerato. Puoi andare avanti. Questa è un'altra vista del plastico, con questi due edifici che vengono mantenuti esattamente come sono, solo restaurati e recuperati, soprattutto all'interno e all'esterno delle facciate, ovviamente, e questi i famosi due edifici. Posso fare una battuta? Certamente. Se vedete le foto un po' storte, è perché abbiamo dovuto fotografare, cioè i nostri tecnici hanno fotografato le foto perché il Comune non ci ha né fornito fotocopia né materiale informatico per avere questi materiali. Li abbiamo messi a disposizione con copia unica in comune e abbiamo dovuto fare con Sherlock Holmes, che si fa la fotografia e porta via il materiale. Alla fine delle osservazioni abbiamo messo un po' scritto auspicio, cioè oggi come oggi i tecnici vengono sollecitati a produrre della documentazione sia in formato cartaceo sia in formato informatico. Il committente divulga quello che vuole e si trova tutto su internet, ovviamente. Sul sito della società nuova Università Valtostana c'è ancora sempre solo il vecchio progetto, il primo progetto preliminare, non c'è il secondo progetto preliminare, quindi materialmente i disegni sul tavolo è fotografato. In realtà non sono venuti male, però sembra che sia un errore di disegno. L'altro giorno un amico ha detto: ma com'è? La facciata è tutta storta. No, è il disegno che è storto. A parte che, scusate, c'è un grosso errore che ho detto adesso. Queste sono facciate storte. Ecco. Entriamo nel merito estetico. Questi due edifici, come vedete, fai vedere un'altra, magari la prima addirittura. La prima. Questi due edifici, questo ripeto ancora, l'edificio Zerboglio e questo è Urli, nell'interno dell'attuale piazza, vedete, hanno una lunghezza che è circa 80-90 metri, all'interno e all'esterno, molto sinuosi, sia in pianta sia in verticale, e si vede molto bene. E ci sono queste lamelle frangisole di circa 80 cm di sbalzo, ogni 80 cm da circa mezzo piano per terra su fino in cima. I primi gradoni invece sono ogni 30 cm. Una delle prime osservazioni che sono state effettuate è che questi gradoni sono veramente pericolosissimi. Tutti i buoni intenzionati, i malintenzionati possono tranquillamente salire. Non dico salire sulla parete verticale, ma finché la parete è inclinata si può salire. Quindi immaginate che cosa può essere. Mali e buoni intenzionati. In più è un grandissimo problema di pulizia. Voi immaginate, ogni 80 cm, uno sbalzo di 80 cm. Costano molto di più queste pareti così sinuose. Possono essere anche belle se volete. No? L'architettura ovviamente deve permettersi di trovare delle soluzioni interessanti e alternative, però queste soluzioni devono
comunque corrispondere a tutte le caratteristiche di fruibilità, di costi di costruzione, di fruibilità, di manutenzione, di sicurezza e così via. In più, le due facciate che sono sulle vie antistante, qui abbiamo Terzolo Rosa, dall'altra parte via Volte Vortice, sono, come dicevo prima, lunghe dai 50 agli 80-90 metri, quasi rettilinee. A me l'impressione è di un'angoscia terribile di vedere queste lamelle così lunghe. Tra l'altro, questa è la foto. Il segretario appena l'ha vista ha detto, ma questa mi sembra la Costa Concordia, mancano dei camini, dei comignoli, alcune cose, delle scialuppe appese, però vedete che in alcuni di questi setti orizzontali ci sono delle finestre. Però se torno indietro un attimo un secondo alla sezione, se qui, non ho troppo, qui, ecco, vedete, i primi sono ogni 30 cm, sia di qua sia di là, gli altri ogni 80 cm. Li hanno messi anche in direzione delle finestre, queste sono aule didattiche, qui, qui e qui. In che senso va? Ma come faccio a vedere fuori il mondo così bello, tutto frastagliato, da questa parte, da qui, dove ci sono degli ottimi ballatoi a sbalzo, che creano una visuale nell'interno, in basso, molto interessante. Hanno però di fronte, di nuovo, queste lamelle orizzontali, queste lamelle orizzontali che sono tra l'altro tagliate verticalmente da questi setti portanti, da questi setti portanti, quindi veramente c'è un effetto grata da prima. E questi sono i rilievi estetici su questi due edifici. Un altro rilievo estetico secondo noi ancora più cruento è quello relativo allo studentato. Dite sinceramente che cosa vi sento. Loculi. Li chiamiamo noi architetti da sempre loculi per vivi, invece che loculi per morti, loculi per vivi. Tra l'altro, questa è la facciata sud, che prevede una grande modularità, lo vedete anche qua, sia in verticale sia in orizzontale, con dei terrazzi, delle zone porticate, tutta una parte dei vari piani per le camere dei vari studenti o professori in visita e così via. Queste due facciate su Monte Solarolo e dall'altra parte dentro l'edificio, cieche completamente, non c'è un prospetto della facciata nord, ma si capisce dalla pianta, sono tutte aperture vetrate sulla parte di studio dei ragazzi. Su questa chiediamo veramente un ripensamento generale, complessivo, estetico, perché poi è di 100 posti su 2000 studenti per visita. Esatto, tra l'altro è di 100 posti. Poi quei loculi quanto è? Sono circa 3 metri di spazio che è il modulo di una camera. Questo è lo studentato. Quindi 3 metri per? Ma 3 metri per 5 o 6, dipende. Sì. Ci sono tutti i dettagli, se vuole. Ci sono problemi. Altre considerazioni estetiche... Sì, ecco, magari vediamo la planimetria, ecco, lo studentato è questo rosso, magari c'è, ecco, è questo lo studentato, questo è l'edificio Zergoglio per le aule didattiche e questo è l'edificio Uri per le aule didattiche. Ancora alcune considerazioni, queste pregevoli direi, la piazza è usufruibile, accessibile da diversi punti, questo e questo, quindi completamente aperto, poi ovviamente accessibile anche dalle aule didattiche, ecco, gli unici ingressi alle aule sono all'interno della piazza a piano terra qui e qui. Questi che vedete sono o montagnole che ripetono un po' i gradini delle facciate o buchi, crateri per illuminare alcune aule che sono poste nell'interrato o per uscite di sicurezza del parcheggio, perché qui sotto c'è un ampio parcheggio di circa 500 posti, o ancora un grosso spazio di uscita, zona di sicurezza per l'aula magna. L'aula magna è posata e sistemata qui nell'interrato in questo edificio. Questi erano
le considerazioni. Allora, la Laura Magna da 500 posti? No, sì. No, la Laura Magna è solo... No, 200 posti. È una Laura Magna, la Magna 200 posti. Sì. Non dimensionata come il resto della città. Allora, considerazioni sullo strutturo. Ancora due minuti ho finito. Nell'altro si diceva che non c'era una mensa, cioè che hanno messo. No, non c'era mensa. Non c'è, non c'è. Ne va, ne mensa, niente. Caffetteria, c'è una piccola caffetteria. Una piccola caffetteria. Solo una piccola caffetteria. E poi però fanno delle, come si dice, dei centri qui, dei centri. Adesso arriva. Ma che senso ha? Allora, considerazioni sulla struttura. Se puoi andare alla sezione, scusa. Quella sezione prima. Ecco, prima di questo. La struttura dei due edifici è completamente sbalzo, ma non solo da una parte, come vi dicevo prima, anche dall'altra parte. Non so perché. Secondo me non ha senso, perché si può tranquillamente realizzare una struttura portante verticale a pilastri, che costa molto meno. Qui in mezzo ci sarà un unico setto, non un pilastro, perché ovviamente non sarebbe spiedi, però avrai una dimensione non indifferente. Qui viene segnato la stessa dimensione, lo stesso spessore, sia la base sia in cima alla struttura. Sicuramente, d'accordo, è un progetto preliminare, ci sono anche delle analisi strutturali, starà in piedi, però con dei costi non indifferenti. Questo, anche qui chiediamo una revisione di questa struttura a sbalzo su due lati, non ha senso. C'è tutta l'università di qua conto, di là no. Classe con delle... Di qua questo effetto dei ballatoi è molto bello e interessante, no? Ma dall'altra parte, dato che c'è la parete di chiusura, perché dobbiamo farlo pazzo, no? Allora, alcune considerazioni sulle funzioni sono tutte queste, sintetizzando. La Romagna, che pare troppo piccola per i 2008 studenti, prevedono un asilo aziendale, non ci sono motivazioni perché un asilo aziendale, e poi una zona fitness, diciamo, fare una volta, anche se che anche il pubblico insegue e non un'effettiva necessità. Tra l'altro, vedi altro fitness pubblico previsto a poca distanza nel nuovo museo di via San Martino di Corleano. Un'altra considerazione è sul contenimento e sull'efficienza degli impianti. I due edifici didattici, sia questo sia l'altro, verranno dotati completamente sul piano, sull'assico solare, di pannelli fotovoltaici. Però li posano in piano. La tecnica dice che devono essere posti a 30-45 gradi per sfruttare al meglio. Servono anche questi, no? Il loro rendimento, non sono tecnico dei fotovoltaici, ma è tra il 30 e il 50% in meno, quindi che senso ha? Dal punto di vista estetico, voi pensate che questi pannelli sono posati al tetto? Chi passa non li vedrà mai. Li vedrà qualcuno da lontano, ma se sono posti in piano o a 45 gradi è un effetto irrilevante. Quindi questa è un'altra considerazione. Ce ne sarebbero tante altre sui tetti. Il riscaldamento, avevamo detto, delle strutture... Sì, ovviamente questo spazio così unico, se è bello e interessante, visto dai ballatoi con le premesse che vi ho detto dell'effetto grata della parete esterna, ha comunque un problema di aerazione che viene risolto con l'apertura sul tetto, ma è un cammino di sfogo per l'aria calda, non solo per l'aria fresca. Quindi da ripensare un momentino. Se volete vi posso dare dei dati più sintetici, se avete ancora tempo e voglia di sentirmi. A parte che sono contenuti nelle schede che vi abbiamo dato, no? Quindi un'ultima considerazione, poi il riepilogo generale del quadro economico. Andiamo a spendere 128.220 euro e rotti, diviso 31.000 circa metri quadrati di superficie rotta, fa un costo a metro quadrato di 4.116. Anche questo è sinceramente a occhio e spalle, lo chiamo il conto della serra, quello che si fa, top per top quanto costa, no? È comprato della frutta, per e meno speso top al chilo, è troppo. Questa è solo la struttura,
per nulla arredata completamente. Manca l'attrezzatura e l'arredo che non è previsto del progetto. E l'altra ultima considerazione è che questo progetto è stato fatto per ridurre i costi dell'altro, ma la riduzione rispetto all'altro progetto è irrilevante, non è una riduzione. Un 3% non giustifica l'aver fatto un progetto nuovo, cioè allora continuiamo a fare progetti per risparmiare e già passa il tempo. Non dico che il progetto preliminare costa come risparmio, ma siamo lì. Siamo lì. Il risparmio è annullato dal costo del progetto, questa è una cosa molto delicata. Quindi le conclusioni sintetiche sono allargare alle indicazioni del punto la progettazione preliminare come prima abbiamo detto, risistemare le facciate delle palazzine ad uso didattica, riproporre le facciate dello studentato, riproporre una soluzione strutturale solo parzialmente a sbalzo, riproporre una soluzione a pareti solari fotovoltaici inclinati e poi, ma proprio una battuta questa più scherzosa che altra, riprenderemo le parole del ministro Balduzzi che ha detto recentemente per l'ospedale, è però difficile giudicare la compatibilità con le risorse economiche disponibili. Nella speranza che l'eventuale futura ed auspicabile visita del ministro dell'università non abbia a ripetersi con le stesse conclusioni come per l'ospedale. È un po' una conclusione, se volete, al di fuori della tecnica, però dobbiamo essere. C'è un riepilogo di tutte le tipologie di aule, eccetera, una cosa che la considerazione abbiamo fatto all'inizio per quelli che sono arrivati dopo, questo bellissimo riepilogo di cui ringrazio ancora i tecnici che ci hanno fatto questo splendido lavoro, fa capire che il numero di aule, laboratori, linguistici, eccetera, sono basato su un'università che non c'è. Noi non possiamo sapere se abbiamo bisogno di 50 aule da 40 o 30 aule da 60 o due laboratori, cioè noi dobbiamo sapere qual è la futura università per capire la tipologia di laboratorio e ripeto, laboratori che hanno un carattere scientifico, un laboratorio di chimica è indispensabile perché se studiassimo l'immunologia, glaciologia, come è l'auspicio, no? Almeno da parte di molti di noi, ha bisogno di strutture che nulla hanno a che fare con quelle che sono proposte da questo progetto. Quindi, come dire, questi signori ci stanno portando veramente a veleggiare come Ulisse in un mare ignoto, fino a che un giorno probabilmente questa nave sprofonderà davvero negli abissi, scusate il riferimento poetico, ma è davvero quello che rischiamo con questo ennesimo progetto dell'università. Col che il Partito Democratico ha sempre avuto attenzione, e l'abbiamo dimostrato, allo sviluppo dell'università. Noi non è che non ci crediamo, ma abbiamo sempre detto che non può essere uno sviluppo edilizio privato di uno sviluppo dell'università come concezione di ricerca scientifica e didattica. Quindi vorrei che non fosse considerato il no a tutto e a prescindere. No, ho detto che rispetti tutte le norme, tutte le regole. Ma rispetto a quel calcolo che voi avete fatto di 4.108 euro al metro quadrato, lei diceva è un costo eccessivo, insomma, però ci sono dei parametri, cioè delle opere pubbliche paragonabili. Quando sinceramente non ho avuto tempo di trovare dei raffronti, però è sicuramente molto male. Determinato molto dalle scelte progettuali, sì, che probabilmente i progettisti giustamente hanno considerato, con la struttura, come dicevo, tutte queste lamelle costano, questa sinuosità nelle facciate costano tantissimo. Attenzione, l'avete già depositata? Questa l'abbiamo depositata ieri entro le ore 17, tutti i cittadini che ne avevano un qualche interesse, e l'interesse è determinato dal fatto che siamo dei cittadini amatostani e questa è un'opera di interesse regionale. Quindi la legge regionale dalla 11 del 9 ottobre fa la fine della lettera di Tamone. Ce la bocciano prima ancora che arrivi il consiglio. Vedremo. Queste sono osservazioni tecniche che ovviamente servono
soprattutto agli amici che sono nelle amministrazioni pubbliche, per portare avanti dei discorsi politici che condividiamo, cioè tutto quello che ha detto il nostro segretario, condividiamo. Non possiamo fare un altro domanda, sono delle osservazioni, no? Il pacco è alto così, è alto così il pacco, quindi non abbiamo neanche esaminato tutto, più che altro l'analisi si è basata sulla lettura completa della relazione di accompagnamento del progetto preliminare, che dovrebbe essere la sintesi dell'intervento, e più la visione di quasi tutti gli elaborati. Insomma, abbiamo scattato 200 foto, queste ne avete viste alcune. Tutte queste tabelle sono state da me elaborate, queste tabelle qua sono una lavorazione nostra, perché servono per capire. Se non le trovi nella relazione te le devi fare. Poi ognuno il suo approccio mentale. Sì, certo, chiedere osservazioni in progetto è comunque è vero che per legge è obbligatorio chiedere le osservazioni, quindi molto probabilmente, cioè, non è che bisogna rendere accessibili, però in questo caso parlo da archivista, sinceramente dire potete fare osservazioni ma dovete venire qua, il letto di queste dimensioni lì è un po', cioè dubito che qualche cittadino possa averlo fatto, cioè comunque non sono stati in grado. Sinceramente dopo 3 ore di visione negli uffici comunali, le foto, io ci ho lavorato a 3 cavoli e poi ancora, il progettista lavora anche quando non sta lavorando, le idee vengono guidando, pensando, infatti mia moglie mi dice, ma stai lavorando ancora? Ma sì, a cena. Ci sono delle domande, siamo qua giù. Ma la caffetteria dov'è? Perché io ero una figlia Berlo con il comune, ma l'avevamo provato. Dovrebbe essere nell'edificio dello studentato. Tu hai presente? Abbiamo studentato. Non è indicato fisicamente, però nelle tabelle sulla chiave ci sono alla fine, c'è segnata una caffetteria. Nella palazzina Zerboglio, al piano terra. Lì c'erano degli spazi lasciati abbastanza liberi, però non è definita. Il progetto preliminare non è che deve definire tutto, può definire delle funzioni. Ma che bello, è una cosa proprio che vuole metterlo per lavorare anche sul caffè, sulla tua attività. Ecco, no, per rispondere al cambiamento, il discorso della mensa può essere anche chiuso, interessante. Penso che tutti i commercianti, i ristoratori, si io sto a bordo. Sì, però comunque è una scuola, se io non mi posso permettere di mangiare al ristorante, io gli devo dare la possibilità di fare anche delle conversazioni. Sì, l'ho capito, ma spendi tutti quei soldi, non ha senso, hai capito? Insomma, l'idea, appunto, guardando questo progetto è che insomma non si voleva fare un college, e abbiamo apprezzato l'apertura, eccetera. Però è chiaro che dicendo che un'università da 2.000 posti, che vuol dire 2.000 posti in aula, vuol dire avere 3.000-4.000 studenti, con 100 posti da dormire vuol dire che è un'università che punta sulle seconde case e sugli hotel, non ho altra idea, insomma. Sì, non vuole essere un po'. Un'altra ipotesi per ridurre i costi potrebbe essere quella di limitare la realizzazione delle aule didattiche solo sull'edificio in una prima fase, poi si vedrà, potrebbe essere un'idea, si diminuiscono notevolmente i costi. Sono 8 milioni l'edificio. Quindi 100 su 2.000 vuol dire che non puntano ad attrarre turisti da fuori. Pensano di andare, perché non penso che avremo 2.000 posti in aula, vuol dire che neanche tutta la popolazione studentesca basilistana può dire questa cosa qui, quindi punti naturalmente all'esterno, ma punti ad un esterno che dovrà collocarsi nella città in forme che a noi non sono note. Questo dice il progetto, poi noi insomma abbiamo detto no al college classico tutto chiuso, però neanche a una roba che neanche ha al minimo di accoglienza necessaria. Anche perché qua c'è la posti,
cioè tra i due estremi, il college tutto chiuso all'interno e una situazione di questo tipo, forse si poteva trovare un equilibrio maggiore. Ma come dire, stiamo parlando di un disegno che non c'è, perché non c'è l'università, quindi il rischio è di trovarsi con delle strutture enormi così e non avere idea di che cosa insegnarci all'interno. Per premessa generale dico che il grosso problema dei progettisti è progettare con qualche cosa quando il committente non ti dà degli input. Certo. È difficilissimo. L'esempio classico. Voglio un alloggio, ma non sai come lo vuoi, quante persone ci sono. Cosa ti progetto? Ti progetto casa mia, come piace a me, ti progetto la mia università, no, devo progettare l'università. Mi sai, no? Degli input, non ci sono degli input, quindi è difficilissimo progettare. Capisco il problema dei progettisti. Però questo è ovviamente il progettista va avanti, chiaro. Tra l'altro li trovo una parte. Ma io una cosa solo, un colpo d'occhio, lo stacco fra le onde sui lati, tra un serbaglio e le parti. La piazza centrale. Sì, gli edifici che saranno completamente nuovi e quelli invece che ristrutturano. Ecco un'altra cosa, vai sulla planimetria. Ma questo l'abbiamo discusso, ci siamo divisi, questo è un po' un aspetto politico in direzione, ci siamo divisi in due correnti, quelli che dicono è troppo impattante e quindi non condividono, è una questione estetica quella, e altri che invece dicevano è bene precisare e staccare molto tra l'edificio storico e quello nuovo. Sono teorie architettoniche che... culturale. Cioè quello che, su cui non siamo assolutamente d'accordo tutti come PD è lo studentato, che è una roba che non c'entra con nulla, né con il vecchio né con il nuovo, è orribile. Ecco, sul resto il problema è piuttosto che quanto è bello vedere queste sinuosità, quanto è costoso. Non so se. Quindi la bellezza della piazza dell'università ha un costo. Ci sono, ma puoi capire se abbiamo l'energia degli elementi, come dicevo prima, interessanti. L'ampliamento dell'area verde fino al muro della caserma Giordana. Adesso vedete l'edificio esistente vicino, Zerboglio è qua e Urli è qua. I due nuovi edifici vengono arretrati da qui a qui e anche dall'altra parte in parte. Questo è sicuramente utile e interessante perché crea questa connettività con la città molto, molto bella secondo me. Certamente poi ci sarà una grossissima differenza architettonica tra questo vecchio edificio e questi nuovi. È sempre così quando si fa una cosa diversa. In ogni caso, rifare oggi una struttura come le altre vorrebbe dire fare un falso storico. Se costruiamo oggi, costruiamo oggi. Non dobbiamo copiare. È vero che forse il progetto, l'altro progetto, rispettava, non avendo tutte queste curve, essendo molto più quadrabile, quel progetto rispettava un po' di più la linearità di quello storico. Questo filo e questo filo vengono sostanzialmente rispettati, questi un pochettino meno, però il primo progetto prevedeva addirittura il collegamento in sopraelevate. Sono delle grosse scelte che vengono fatte. Io sinceramente preferisco questa scelta distributiva. No? Cioè questo è più aperto, è tutta la città che connette con l'università, però dobbiamo capire che è stata fatta per risparmiare rispetto all'altro progetto, è un risparmio irrisorio. Allora se andiamo avanti così non andiamo da nessuna parte e finirà che avremo 10.000 progetti dell'università e non avremo i soldi per farlo. Questo è la cosa che si rischia grosso. Non vorrei che iniziassimo con un parcheggio, no? Abbiamo degli esempi altrove che si inizia col parcheggio. Poi se il parcheggio ti fa sempre il conto, non lo so, magari è più utile il pronto soccorso, però. Adesso ti mettono anche i negozi sottoterra. Vattene a vedere la domenica, hai dove andare. La metropolitana non ce l'hai più, vai ai negozi, dai, non ti lamentare. Mettiamo al museo, ringraziamo davvero per l'attenzione, poi se ci sono osservazioni ancora, si può chiamare. Grazie.